capita talvolta, guardando un film, magari anche un gran bel film, uno di quelli che ha fatto la storia del cinema, di considerare la musica non allo stesso livello. In realtà, se così non fosse, il film non avrebbe probabilmente tutto quel successo che ha avuto. Quindi la musica è veramente molto, molto importante. Se noi pensiamo anche, facciamo riferimento ad alcuni film importanti della storia del cinema, da Quarto Potere a 8 e mezzo di Fellini, fino ad arrivare a Star Wars o comunque anche Il Signore degli Anelli, se non avessero avuto appunto questi film, importanti film da parte di compositori come Bernard Herrmann, Nino Rota, John Williams, è evidente che non avrebbero avuto il successo che hanno riscontrato. Paradossalmente, ma neanche tanto, è decisamente più visibile un film mediocre ma con una importante colonna sonora. Tra l'altro un termine tecnico non correttissimo, dal momento che per sonoro si intende anche non soltanto la musica, ma tutto quello che appunto sono i rumori, i dialoghi, eccetera. Un po' come dire, per usare un paragone culinario, il condimento per la pasta. Un ottimo condimento valorizza e rende più interessante anche una pasta magari non riuscita benissimo. Per quanto riguarda poi le funzioni della musica all'interno di un film, non basterebbero ore di analisi e approfondimenti se scendessimo proprio nel tecnico, nello specifico, dal genere di film all'ambientazione storica, dalla caratterizzazione alla psicologia dei protagonisti, musica in, musica off, l'importanza del sincrono all'interno di una scena precisa, di una sequenza filmica precisa. Ecco, diciamo che però un aspetto curioso e interessante è sicuramente quello che vede la musica divergente rispetto alla musica convergente. È comune e frequente nel film la musica convergente, cioè quella musica che va a sottolineare, riflettendo, rispecchiando quello che è il messaggio comunicativo dell'immagine stessa all'interno delle scene, siano esse a carattere drammatico, tragico o romantico. Meno frequente, più complesso e in qualche maniera anche più accattivante è invece la funzione della musica divergente, che può dar luogo a risultati espressivi molto importanti e sollecitare lo spettatore a un'interpretazione meno scontata. Un elemento molto utilizzato nella musica da film è il leitmotiv, il cosiddetto motivo conduttore. I leitmotiv, i motivi conduttori appunto, in realtà appartenevano già all'epoca dell'Ottocento nell'opera teatrale. Si dice inventati da Liszt e molto poi utilizzati anche da Wagner e presi in eredità dal cinema e dalla televisione appunto. In particolare sono i film di azione, così come anche comunque i cartoni che vedono molto l'utilizzo delle leitmotiv. Che cosa sono le leitmotiv? Si tratta di temi melodici associati a personaggi o protagonisti importanti della trama stessa. Questi temi conduttori vengono evidenziati ogni qualvolta compare sulla scena appunto il protagonista a cui è legato questo tema o comunque ogni volta che si fa riferimento al protagonista stesso, e sono molto utili appunto anche per aiutare lo spettatore evidentemente a seguire la trama. Ecco perché sono molto utilizzati anche nel cartone. Alcuni esempi tipici in questo senso sono film come Indiana Jones, Lo Squalo, o esempi di cartoni molto molto famosi come La Pantera Rosa, eccetera. E proprio a questo proposito ci occuperemo adesso con alcuni esempi nella nostra rubrica del musicato. Ecco, a proposito di leitmotiv, mi sono riferito alla famosa saga di Indiana Jones, in questo caso il film Il Tempio Maledetto, e vediamo come si presenta appunto il tema conduttore associato al protagonista in diverse scene, in diversi caratteri. Qui siamo intorno all'inizio del film,
possiamo notare il tema in tutta la sua maestosità, diciamo così, Indiana Jones all'avventura. Ora assisteremo a un'altra scena in cui proprio in un piccolissimo frammento è inserito il leitmotiv, proprio quasi ad evidenziare, a sottolineare il pericolo scampato. Fuori, presto, fuori! Dai, fuori, forza! Un veloce frammento. E qui invece un'altra scena ancora. Siamo nel Tempio del Male e dopo una serrata lotta del protagonista contro i malvagi avviene il recupero delle pietre sacre e quindi il ricongiungimento tra il protagonista e il bambino. Qua abbiamo sentito proprio come il tema è molto più sdolcinato, molto più leggero, quasi, quasi affettivo, diciamo così, proprio a calcare il momento, che non è di certo di azione in questo caso, ma è appunto emozionale. Ecco, dopo questo breve esempio sull'utilizzo del leitmotiv, ho scelto invece di un film un documentario dove si narrano le gesta del campione Pantani e dove in questo caso la musica evidentemente non rispecchia quelle che sono le immagini, quello che è il messaggio visivo e quindi diverge, proprio per mettere in risalto in questo caso le imprese di un eroe che appunto non c'è più. Evidentemente anche le immagini rallentate in questo caso aiutano a comprendere, a far passare questo messaggio. The press were calling him paranoid and fragile. Perhaps this was due to the cocaine he was now addicted to. La musica contribuisce appunto. His personality and his body began to fragment until a second doping accusation in 2001 destroyed quello che deve essere il messaggio in questione. The spiral of decline was unstoppable. He was found dead. Quindi basato più sul ricordo che non sul he died from what doctors called a sul trionfo, diciamo così, del ciclista. A desperate ending for a man who for one brief moment held the whole world in his hands. Anche la puntata di oggi è terminata. Io, come al solito, vi invito a condividere, a commentare, a mettere mi piace, a iscrivervi al canale. E ci vediamo dunque la settimana prossima. Ciao!